Nel quartiere sussurri e sussurri. Gli uomini non sono ancora tornati. Qualcuna delle vecchie ha detto che sono stati visti in colonna e accompagnati da soldati con le baionette inastate davanti alla porta del magazzino del sale, un vecchio edificio vuoto da tanti anni. L'arrivo delle carrozze non desta particolare curiosità, ma subito qualcuno arriva a cercare Xu Shang per consigliarsi e viene informato. La rete di sussurri e di orrore si infittisce e scuote tutto il quartiere, ma nessuno sa bene cosa fare. Senza i loro uomini, con il peso dei vecchi e dei bambini, le donne inclinano al panico, ma sono pronte a credere a qualsiasi voce rassicurante e soprattutto a non credere alla disperata verità, seppure gli venisse in mente. È per questo che il piano procede senza intoppi, senza avere ribellione da parte di questo popolo così docilmente sciocco. A tarda sera appaiono le solite guardie, in compagnia di un banditore che proclama che le famiglie armene hanno 36 ore per lasciare la città e i loro beni, con tutti i membri delle loro famiglie, senza eccezione. Il governo, disposto per proteggere meglio le vostre case, i vostri negozi saranno affidati all'esercito. E gli uomini? Dove sono gli uomini? Grida un gruppo di donne affannate e già si pentono del tono minaccioso. Buone, buone, vi raggiungeranno fuori città, perché se foste insieme, furbi come siete voi armeni, potreste tentare di imbrogliarci, di nascondere i vostri soldi invece di affidarli al padre di noi tutti, il Kaimakam. Questo è infatti precisamente quello che ogni famiglia si mette a fare. I soldi possono essere la salvezza, sono sempre la salvezza. In ogni casa, in ogni cucina, dalle scatole di latta, dai vecchi portafogli, da tasche segrete escono biglietti di banca, monete d'oro e d'argento, talleri di Maria Teresa e sterline di Vittoria Regina, perfino antichi fiorini, rari, rotondi zecchini veneziani. Escono pietre preziose di tutti i colori, sassolini luminosi che riscaldano, illuminano un po' le affaticate mani femminili che rimaneggiano. In quella frenetica nottata i bambini, che vedono per la prima volta gli adulti persi, confusi, agitati, tanto che discutono di cose importanti senza mandarli via, contemplano attoniti lo scintillio delle pietre, dell'oro, dell'argento e capiscono di colpo, mentre una sorda paura gli stringe il cuore. Vorrebbero parlarne con i loro padri, ma i padri non tornano. È notte fonda ormai e nessuno pensa a dormire. Sfogliatamente i bambini vengono messi a letto, ma tranne i più piccoli si alzano subito di nuovo, silenziosi, senza piangere, per stare vicini alle madri, alle nonne, di cui percepiscono lo sgomento, la disperazione. Svelte mani femminili cuciono tasche segrete, sacchetti misteriosi dove sprofondano le pietre luminose, gli zecchini dorati. Altre mani impastano, scelgono, radunano cibo e pane, mele rotonde e pere secche, fichi e biscotti. Ma non c'è niente di allegro in questo affaccendarsi e i bambini non si ingannano, fiutano la paura, la minaccia, la morte. Aznif prende il comando. Loro non aspettano nessuno, i loro uomini se ne sono già andati. Shanxing e Veron, abbracciate, siedono inerti di fronte al fuoco, fissando nelle fiamme i volti vivi dei loro amati e cercando riposo per le menti disperate. Aznif sorride di se stessa e del tenente di Elan, che amava e che è scomparso così improvvisamente. Adesso capisce i discorsi di lui, la frenesia di portarla lontano. Ora, provvida, combattiva, dispone per il piccolo gruppo dei familiari viventi. Non c'è che la cuoca, Araxi, per aiutarla, e Madame Nevard, che piagnucola sottovoce in un angolo. Le fiamme danzano nel suo cuore, che diventa più forte a ogni minuto che passa, nutrendosi della debolezza degli altri. Si sente la figlia d'Armenia, l'eroina delle leggende. Lei li salverà. Ha la forza e il coraggio per farlo. Con l'arrivo dell'alba livida e sanguigna, pare che per un poco nelle case del quartiere armeno subentri una torpida apatia. Monete e gioielli sono scomparsi col finir della notte, occultati in mille ingegnose e patetiche forme, cuciti come bottoni sui vestiti, divisi e suddivisi in modo che la scoperta di parte del gruzzolo non implichi perderla del tutto,
fissati dentro l'orlo delle vestine dei bambini o in sacchettini nelle folte trecce delle bambine. Intanto bambini e bambine si sono appisolati, stanchi, dove capitava, e gli adulti si riposano un momento, si riuniscono a prendere un caffè e un bicchiere di dolce del cucchiaio, scambiano opinioni e cercano di combattere il panico organizzando le carovane. Molto ascoltati sono i vecchi, che dovranno partire anche loro senza eccezione, ha detto il banditore, e che possono dare testimonianza sui massacri del 1894-96. Aiutare quei ricordi, limitare lo spaventoso vuoto che circonda il futuro, dare consigli, suggerire norme. Tutti pensano ancora che la tradizionale cortesia ottomana verso la saggezza degli anziani li risparmierà. Magari saranno loro che potranno impetrare rispetto e conforto per donne e bambini, finché le famiglie non si riuniranno con i loro uomini giù verso Aleppo. Una meta. Ci si divide i compiti, si fanno inventari di risorse. Una giornata fa presto a passare. Domattina dobbiamo essere pronti per partire all'alba. E allora una frenesia di formiche. Contare e riunire tutti i mezzi di trasporto, sistemare sui carri materassi e coperte, le suppellettili, il cibo, i vestiti, non dimenticare nulla, provvedersi di disinfettante e di medicine. Ma i medici non ci sono più e la vecchia Superui, l'ostetrica, fa quello che può. Sentendo la sua voce in cucina, che parla con Asnif, Shushaneng improvvisamente si raddrizza, si scioglie gentilmente dall'abbraccio molle di Veron, le liscia i capelli. Poi si alza in piedi, si fa il segno della croce e dice: Sono qui, mettiamoci al lavoro. Dov'è Ismene? Date da mangiare ai bambini. A che ora dobbiamo partire? Intanto io vado a cambiarmi. Prende Henriette per mano, la sua bambina, che ha condiviso con lei l'orrenda esperienza del sangue di Sempad, e le cambia i vestiti delicatamente, toccandola per rassicurarla. Henriette lascia fare, inerte come una bambola. Shushaning sospira e la bacia in fronte. Poi fa un mucchio dei loro vestiti e li va a gettare nella capace stufa del pian terreno, che accende con composta lentezza. Un odore acre e dolciastro si diffonde lugubre per l'intera casa. Tutti annusano l'aria, capiscono e si segnano in fretta. Questo fu il commiato di Sempad del suo semplice cuore dalla casa che amava. Un filo di fumo, denso, nell'aria, dritto come un dito a indicare l'antica patria perduta. Un odore a cui non si poteva sfuggire, che si attaccava alle pareti e rendeva disgustoso il respiro. Un ricordo da allontanare per sopravvivere.